Il ritornello del Salmo responsoriale nella Messa ci aiuta sempre a comprendere e a fare eco della prima lettura che ascoltiamo. Oggi abbiamo ripetuto: ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Immediatamente non riusciamo però a capire bene quali siano queste meraviglie che dobbiamo ricordare dopo che abbiamo ascoltato la vicenda di Giuseppe e dei suoi fratelli. Perché immediatamente non capiamo? Perché quella vicenda appare una vicenda triste, una vicenda fatta di invidia, gelosia, violenza. Giuseppe dai suoi fratelli viene venduto dopo che addirittura lo si voleva uccidere. Viene venduto e da alcuni mercanti viene inviato in Egitto. È dunque separato dalla sua famiglia, allontanato. Qual è la meraviglia che ricordiamo in tutto questo? Quali sono le meraviglie di Dio in questa vicenda? Sappiamo che Giuseppe andrà in Egitto. In Egitto però si fa la strada e diventerà un personaggio molto importante e influente. Arriverà un tempo in cui i suoi fratelli vivranno un momento di grande difficoltà, perché nel paese in cui vivono una grande carestia li condurrà a dover decidere di andare in Egitto a cercare riparo e salvezza. E in Egitto troveranno riparo e salvezza perché quel fratello Giuseppe che volevano uccidere e che avevano venduto, lo ritrovano lì, personaggio influente e importante che li accoglierà e li salverà dalla rovina e dalla morte. Qual è allora la meraviglia di Dio che ricordiamo? È questa, che nonostante le nostre malefatte, nonostante i nostri peccati, nonostante la nostra cattiveria, Dio si serve di tutto, anche di questo, per i suoi grandi disegni di provvidenza e di amore. Quell'azione cattiva dei fratelli che hanno abbandonato Giuseppe e lo hanno consegnato perché andasse in Egitto, Dio l'ha trasformata in un'opera di provvidenza, in un'opera di amore. Questo è Dio, che si serve di tutto a nostro bene, per un nostro bene più grande. Giuseppe è figura di Gesù, lo sappiamo, e il Vangelo, nella parabola che abbiamo ascoltato, ci dice: la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ovvero Gesù, scartato da noi, ucciso da noi, è divenuto pietra d'angolo, pietra angolare, fondamento della nostra salvezza. Come Giuseppe, da noi scartato, diviene Gesù nostro Salvatore. Ecco la meraviglia di Dio. Il nostro peccato, Dio lo prende in mano e se ne serve perché anche quello divenga motivo di bene e di salvezza. Quando la notte di Pasqua cantiamo l'Exultet, l'inno splendido che annuncia la risurrezione, ricordando l'antico peccato di Adamo, diciamo: felice colpa. Perché felice colpa? Perché ci ha meritato questo grande Salvatore, che è il Figlio di Dio fatto uomo per noi.
Dio rende felice anche la colpa, perché la rende strumento di salvezza per noi, strumento di amore. Oggi ricordiamo le meraviglie di Dio e tra queste meraviglie ricordiamo questa capacità infinita che Dio ha di far servire anche il male al bene, anche le cose più brutte e cattive ad un bene più grande che è tutto per noi. Addirittura il nostro peccato, Dio se ne serve a nostro beneficio. Tanto grande è l'amore di Dio, tanto grande è la misericordia di Dio, tanto grande è la provvidenza di Dio. Oggi noi preghiamo per la pace, preghiamo con il cuore, preghiamo con il desiderio, preghiamo sapendo che oggi in Italia in tutte le messe si prega per questa intenzione ed è bello come è bello, come pure in tutte le messe che si celebrano nella nostra diocesi. Quale dono grande! Mentre preghiamo per la pace, preghiamo convinti nella fede di una cosa bellissima, che anche della guerra, di queste nostre pazzie, Dio è capace di servirsi per un bene più grande. Noi allora preghiamo per la pace e preghiamo anche perché in questa stolta guerra Dio possa farci vedere le sue meraviglie. Egli sappia trasformare il nostro male in un bene più grande, sappia trarre anche dalla guerra un bene più grande per tutti noi e per la nostra povera umanità. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Tante volte le abbiamo viste fiorire nel nostro male e nel nostro peccato. Signore, fai in modo che le tue meraviglie ancora oggi fioriscano, anche su questo dramma, anche su questa tragedia, anche attraverso questo dramma e questa tragedia di cui noi siamo la causa. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie.